12 piste immancabili, 12 località, 12 ospiti speciali. Le Dolomiti è un unico comprensorio sciistico, il più grande del mondo. Ad introdurci ciascuna pista di questo nostro lungo tour è l'ex sciatore azzurro Mirko De Florian. Amici di Icarus, oggi siamo a Corvara, in Val Badia, a scoprire la pista Boe, una delle più famose del comprensorio. È una pista rossa con delle sfumature di nero, grazie all'unione con la pista Vallon. Ha un dislivello di 1000 metri su quasi 3 km di pista. Oggi ce la presenterà Christian Ghedina e non serve aggiungere altro. Io ho iniziato a sciare come tutti i ragazzini a 3 anni, poi dopo sono entrato nello sci club a 8 anni, nel comitato a 14 anni, a 16 anni in nazionale, 18 anni Coppa del Mondo e a 20 anni ho vinto la mia prima gara, poi dopo sono andato avanti fino a 36 anni quando mi sono ritirato. Nella mia carriera ho avuto 33 podi totali con 13 vittorie, di cui 12 in discesa e una in Super G. Il fatto che mi ha contraddistinto e che tutti ricordano nella mia carriera è che una volta nel 2004 in una gara di Coppa del Mondo un capriolo mi ha attraversato la pista e quindi adesso tutti i tifosi si ricordano e me lo ricordano ogni volta che mi vedono. Qui siamo in cima alla seggiovia del Vallon e proprio da qui parte la pista nera Vallon. Già dai primi metri parte bella in piedi e poi dopo arrivi a metà pista dove c'è il congiungimento tra i due impianti che inizia la pista del Boe, che è un po' più pianeggiante, però sempre appassionante per chi ha passione di sciare. È una pista che soddisfa tantissimo gli atleti, però è anche molto molto bella per i turisti, perché hai un panorama fantastico e poi, a parte un paio di tratti che sono ripidi, il resto è tutta sciabile e da tirar curve. Con queste condizioni, senza nessuno in pista, mi sembra di essere in gara come una volta, cioè impostare le curve e fare velocità, che è la cosa che amavo di più. Ora c'è la seconda parte di pista, che è sempre bella pendente, con anche un paio di dossi simpatici da interpretare. Qui siamo a metà della pista, dove c'è la congiunzione tra Boe e Vallon. Da qui inizia la parte un po' più scorrevole, da fare tutto ad un fiato. Adesso proseguiamo la nostra discesa verso Corvara, che la pista è un po' più pianeggiante. Andiamo! Su dei tratti più ripidi è importante per voi che mi guardate fare anche curve più strette. Bella presa di spigolo per essere sempre presenti e padroni dello sci. C'è ancora una breve parte ripida dove si possono fare ancora curve più strette e poi dopo tutta la parte più pianeggiante del fine pista, dove posso far valere le mie doti di sciista o anche voi potete mettermi in posizione e sfruttare un po' la velocità. Qui si arriva sull'ultimo tratto di pista dove c'è questo pendio tutto in contropendenza. Importante qua avere l'appoggio sullo sci esterno, sullo sci destro, perché carica verso destro, quindi sempre belli presenti e fare più attenzione alle curve verso sinistra perché sono più difficili. Fatta questa Vallon col Boe, tutto un fiato, 1000 metri, tutto un fiato, fantastico. Buongiorno Donato, allora, buongiorno. Cosa ti prepari oggi di buono? Qua? Ciao, cosa per la cucina? Allora, oggi ho pensato di preparare in onore a te e a Icarus il goulash di capriolo. Un goccio d'olio d'oliva, un cucchiaino di burro, si aggiunge la cipolla, la carota, un po' di sedano. Poi le verdure vanno fatte rosolare, ma non troppo perché devono rimanere un pochino croccanti. Si aggiunge la carne di capriolo, sì, tagliata a cubettini, e si fa rosolare bene.
A questo punto mettiamo un po' di paprika, un bicchiere di vino. Va fatto evaporare il vino, si aggiunge un po' di brodo e si porta a cottura. Va finito con un po' di prezzemolino fresco, un po' di buccia di limone, un po' di cumino, il pepe verde. Piatto fondo ovviamente come tutte le zuppe, anche se questa è una specie, una via di mezzo tra uno spezzatino e una zuppa. E poi la sorpresina, ci mettiamo un bel canedello di speck. Questo è il goulash di capriolo che dedico a te e a Icarus. Rimanete sintonizzati. Il nostro tour tra alcune delle più belle piste delle Dolomiti ricomincia tra poco.